un'azienda agricola, località Giussago, sud di Milano, dove fin dai primi anni 90 vengono applicate quelle politiche di provenienza comunitaria chiamate agroambientali. Si prese coscienza che la genetica delle sementi, la meccanica delle macchine agricole e la chimica avevano avuto un'evoluzione tale da ridurre a un deserto agricolo tutto ciò che prima era un paesaggio agrario fertile. Quello che è stato fatto qui è stato creare siepi, aree umide, paludi, boschi che potenzialmente sono in grado di rigenerare proprio la biodiversità. Tutte queste aree naturali ci permette di ridurre anche i prodotti fitosanitari utilizzati, perché c'è un controllo generato dalla fauna che è in grado di predare insetti dannosi, fornita proprio da questa rete ecologica. Questo è il primo modello di agricoltura che produce ambiente. Fino a 2 anni fa rigenerazione ambientale era una parola quasi neanche conosciuta. Oggi iniziamo a conoscerla. Questa cosa, mantienila, io Bruxelles ti pago. Perché? Perché produci un bene, e l'airone che vola, il cavaliere d'Italia, le rane, le erbe selvatiche, un bene di interesse collettivo che non ha un compratore privato. Quindi io, Unione Europea, come ente pubblico, pago questi servizi che sono essenziali. Tu hai la visione imprenditoriale che vede proprio nella rigenerazione ambientale un vero e proprio vantaggio differenziale e vede di fare economia su quello, oppure è molto difficile? Questo qui è un campo di riso, coltivato con metodo convenzionale. Purtroppo adesso fare risicoltura con metodo biologico, dove ancora non si sono a sufficienza studiati anche dei metodi di controllo delle infestanti, appare rischioso, quindi non hai la certezza della produttività. Quello che fa male al mondo è l'intensività dell'utilizzo, l'intensività dell'agricoltura stessa, l'intensività delle lavorazioni al terreno. Io non vedo il pesticida come il male del mondo, è come viene utilizzato.